In questo mese di maggio, il gruppo giovani dell'Oratorio di Treviolo ha deciso di proporvi delle meditazioni sulle Litanie alla Madonna scritte da Don Tonino Bello. Questo video, che uscirà ogni sabato di maggio, è il frutto del loro incontro settimanale, dove insieme si incontrano a pregare su quanto vi proponiamo. Buona preghiera e meditazione. I love you, je t'aime, te quiero, ci dici, ti voglio bene, insomma. Io non so se ai tempi di Maria si adoperassero gli stessi messaggi d'amore, teneri come giaculatorie e rapidi come graffiti, che le ragazze di oggi incidono furtivamente sul libro di storia o sugli zaini colorati dei loro compagni di scuola. Penso però che, se non proprio con la penna sfera su jeans o con i gessetti sui muri, le adolescenti di Palestina si comportassero come le loro coetanee di oggi, con stilo di scriba veloce su una corteccia di sicomoro o con la punta dell'incastro sulle sabbie dei pascoli. Un codice dovevano pure averlo per trasmettere ad altri quel sentimento, antico e sempre nuovo, che scuote l'anima di ogni essere umano quando si apre al mistero della vita. Ti voglio bene. Anche Maria ha sperimentato quella stagione splendida dell'esistenza, fatta di stupori e di lacrime, di trasalimenti e di dubbi, di tenerezza e di trepidazione, in cui, come in una coppa di cristallo, sembrano distillarsi tutti i profumi dell'universo. Ha assaporato pure lei la gioia degli incontri, l'attesa delle feste, gli slanci dell'amicizia, l'ebbrezza della danza, le innocenti lusinghe per un complimento, la felicità per un abito nuovo. Una sera, un ragazzo di nome Giuseppe prese il coraggio a due mani e le dichiarò: Maria, ti amo. Lei gli rispose veloce come un brivido: anch'io. E nell'iride degli occhi le sfavillarono, riflesse, tutte le stelle del firmamento. Le sue compagne non riuscivano a spiegarsi come facesse a comporre il suo amore per Dio e la sua passione per una creatura. Il sabato la vedevano in estasi quando cantava nei cori della sinagoga. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia come terra deserta, arida, senza acqua. Poi, la sera rimanevano stupite quando le sentivano parlare del suo fidanzato, con la cadenza del Cantico dei Cantici. Il mio diletto è riconoscibile tra mille. Per loro questo abbinamento era impossibile, invece, per Maria, l'amore era un amore vero e come un pozzo senza fondo. Santa Maria, donna innamorata, insegnaci ad amare. Amare, voce del verbo morire, significa decentrarsi, uscire da sé, dare senza chiedere, essere discreti al limite del servizio, soffrire per far cadere l'egoismo, desiderare la felicità.